Avete dato vita a un comitato in vista dei lavori al sottopasso ferroviario di Via Canale Molinetto. Che cosa vi preoccupa? Allora, quello che ci preoccupa innanzitutto è capire in realtà la complessità del progetto, nel senso che abbiamo avuto modo di visionare tramite le tavole inserite nel sito Trasparenza del Comune il progetto nella sua esecuzione, ma non ci è dato di capire né la viabilità finiti i lavori né i parcheggi durante, considerando chiaramente i negozi, ma considerando anche i residenti, che molti non hanno né garage né posti auto propri da occupare. Altra preoccupazione, direi fondamentale, sono i lavori, quindi la durata dei lavori, che minimo si presuppone in 25 mesi, in un contesto adiacente al centro storico, comunque costruito in anni 60, quindi anche la staticità, sebbene il comune abbia valutato nel progetto questa cosa. Però noi non siamo stati interpellati in nessun modo, ne siamo venuti a conoscenza in modo sporadico. Abbiamo presentato un'opposizione tramite un legale, non abbiamo ancora avuto risposta all'opposizione e quindi vorremmo capire in realtà intanto se prima dei lavori viene un ingegnere a verificare la staticità dei fabbricati durante e dopo, e vorremmo valutare eventuali rimborsi, cioè quello che succederà, nel senso essere tutelati e tranquilli che per tutta la durata del periodo dei lavori ci sia la possibilità di utilizzare i nostri locali, cosa di cui noi negozianti dubitiamo moltissimo, e che alla fine venga una cosa che sia migliorativa rispetto a oggi, perché da quello che ci pare di capire il traffico sarà confluito tutto dalla parte di qua, il sottopasso, anche se c'è il limite di velocità, sarà comunque tutto dritto, di conseguenza ci preoccupa moltissimo il traffico, i gas di scarico, l'inquinamento, come verrà dirottata la viabilità, quindi se tutto andrà a intersecarsi sulla stretta Cesarea e su via Tagliamento e via Isonzo. Noi di tutto questo non sappiamo nulla. Siccome non abbiamo avuto risposte, l'unico modo era costituirci comitato, coloro che hanno fatto l'opposizione, ai quali si sono già aggregati altri, e presentare questa futura petizione che è in fase di inizio di firme, per vedere se il Comune ci ascolta. In questi giorni, quando avete reso nota la vostra posizione, avete sentito il Comune? No, non siamo ancora stati contattati da nessuno.